I ragazzi del Bar Eden si ritrovano ancora, custodi di un legame indissolubile nato tra le fiamme degli anni 70. Dal 1967 al 1972, il liceo scientifico Fermi fu cuore pulsante del movimento studentesco italiano, un crocevia di giovani che tra occupazioni scolastiche e piazze gremite sognavano un futuro diverso. L'idea qual era? Era quella di creare un momento dove si potessero ritrovare e, diciamo, rifesteggiare un po' amici che non vedevamo più da anni e che frequentavano in questa piazza, Piazza Garibaldi, che è la piazza di ritrovo storico un po' soprattutto della sinistra. C'era questo bar Eden, dove noi passavamo le giornate, dove si discuteva di politica, si giocava a calcio, si facevano anche altre cose. E quindi abbiamo deciso di creare un gruppo su Facebook, un gruppo aperto. In quegli anni di profondo fermento politico, questi studenti intraprendenti abbracciarono ideali radicali, aderendo a movimenti come Lotta Continua e altri gruppi extraparlamentari, diventando voci di protesta e protagonisti di un'epoca. I giovani erano tutti extraparlamentari, si diceva un tempo, nel senso associati a gruppi che non erano i partiti usuali del tempo. E questo fenomeno fu italiano, per dire, il 68 italiano, per dire, chiamato, che durò una decina di anni, non poco. E a Massa ci fu un grosso gruppo, soprattutto legato alla Lotta Continua, perché a Massa aveva operato Soffri, l'epicentro, diciamo, la piazza più importante in cui gli studenti si vedevano, un po' di tutte le scuole, ma soprattutto del classico e dello scientifico che erano lì vicine, per dire. E questo è il motivo per cui ci siamo rivisti. Ma ora ci siamo rivisti, ma i giovani in un tempo erano quasi tutti da quella parte. Nato da un gruppo Facebook, in tanti si sono ritrovati davanti a vecchie fotografie e racconti. Tra i progetti futuri ci sono mostre, documentari e iniziative culturali, continuando a fare del Bar Eden un simbolo di amicizia e impegno di ieri e di oggi.